Durante i giorni dell'evento già non avevamo alcun dubbio, ma ieri gli organizzatori di Passaggi Festival ci hanno dato la conferma. Dati alla mano, infatti, è stato un vero successo con numeri da record. La 10ª edizione è stata la più lunga in assoluto, con 9 giorni ininterrotti, prima a San Costanzo e poi a Fano, e con 197 eventi fra presentazioni librarie, giornate di mostre, laboratori, visite guidate, conversazioni e altri appuntamenti che hanno arricchito la manifestazione visitata da circa 45.000 cittadini. I libri presentati sono stati 112, le mostre allestite 5, ancora in corso e ad ingresso gratuito, mentre i laboratori organizzati sono stati 17 e hanno visto la partecipazione di 222 bambini. Il sindaco è rimasto sorpreso anche delle persone messe in moto ogni giorno, ben 130, in gran parte giovani, per il 90% donne, tra cui 40 alunni del liceo Nolfi Apolloni. Ottima anche la vendita di libri, cresciuta del 50%, per un totale di 2.500 volumi venduti, il miglior risultato di sempre, si è detto entusiasta pure l'assessore Etienne Lucarelli, collegato per l'occasione dall'aeroporto di Londra. Gli hotel hanno registrato il tutto esaurito per l'intera settimana e grazie ad un sondaggio è emerso che il 20% dei turisti era fan proprio per Passaggi. Fondamentale poi il lavoro svolto dal vice direttore Ludovica Zuccarini, che ha curato la logistica e l'ospitalità di 400 persone fra autori, relatori e accompagnatori, ricevendo apprezzamenti unanimi per l'ottima accoglienza da parte dei collaboratori e dell'intera città. Un successo sotto ogni punto di vista che ha consentito al presidente Carnaroli di dichiarare che Passaggi rientra tra i primi 3 festival letterari in Italia. Ora però andrebbe strutturato sempre più in termini finanziari, ha detto, con l'impegno di dare continuità occupazionale a quei giovani talenti che lo hanno reso grande. Successo sia in termini di pubblico, perché abbiamo avuto anche tante presenze che arrivavano dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dal Piemonte, dall'Umbria naturalmente e ovviamente dalle altre province marchigiane. È successo anche perché devo dire che nonostante il programma fosse davvero ricco, fatto di tante presentazioni ogni giorno, il pubblico ha sempre seguito e quindi ha recepito l'offerta, la proposta culturale che abbiamo messo in piedi, anche in quelle rassegne magari un pochino più, tra virgolette, un pochino più difficili. Ecco, a proposito di queste rassegne, la sfida del chiostro è stata vinta? Sì, nel chiostro c'erano appunto delle rassegne specialistiche, filosofia, scienze, storia dell'arte, intelligenza artificiale. E dico è stata vinta perché sono state sempre frequentate, hanno avuto sempre tanti complimenti, le persone ci hanno anche scritto email chiedendoci di continuare su questa strada, cosa che faremo l'anno prossimo. Quindi, come ha detto, guardate al futuro con ottimismo. Guardiamo al futuro sempre con ottimismo, lo facciamo dal 2013, mai farsi mancare un po' d'ottimismo. Guardiamo con ottimismo e anche con qualche elemento di solidarietà in più. Perché? Perché il Comune di Fano ha comunque contribuito in maniera importante al festival, la Regione Marche per la prima volta ha messo a disposizione un contributo che è quasi pari a quello del Comune di Fano, gli sponsor privati non hanno risposto ancora come poteva essere in epoca pre-Covid, ma si stanno avvicinando e per noi la solidità economica è fondamentale, perché chiaramente non organizzi nulla se non hai le risorse per farlo. Forte e importante anche la squadra, già inizierete a lavorare per la prossima edizione? Sì, noi adesso abbiamo un periodo in cui elaboriamo la rendicontazione economica dell'edizione 2022 e poi da settembre andiamo in giro per festival per contattare autori, incontrare editori e preparare l'edizione 2023.